Gran Galà presso le splendide sale di Palazzo Brancaccio. Siamo nel centro di Roma, una location scelta ancora una volta ad hoc dalla dottoressa Sara Iannone con la sua associazione. Questa sera un tulipano per un sorriso. E allora spieghiamo ai nostri videoascoltatori di che cosa si tratta. È un galà organizzato a favore dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e in modo specifico per il reparto oncologico. Perché un tulipano per un sorriso? Perché l'abbiamo fatto assieme al Festival di Corti Cinematografici, un festival internazionale di corti cinematografici a sfondo sociale, e quindi per noi c'è una sezione che cura dei corti, che è proprio rivolta all'infanzia e ai bambini, e quindi questo è il motivo per cui noi l'abbiamo voluto titolare così. Abbiamo scelto questa location meravigliosa perché Palazzo Brancaccio è uno degli ultimi, è un palazzo della fine dell'Ottocento, è uno degli ultimi palazzi nobiliari di Roma, acquistato dal principe Brancaccio di Napoli, in quanto la sua consorte, una ereditiera americana, si innamorò di questa zona e volle costruire questa meraviglia, quindi un palazzo fino all'Ottocento ma poi arredato in stile barocco. Ma abbiamo scelto il meglio che si può trovare nella città di Roma per una causa così importante. Quindi la serata si svilupperà, ci sono tanti momenti interessanti, c'è un bellissimo concerto d'archi e poi ci sarà un'ottima cena a plassé, c'è una sfilata di moda con questa piena di vita, una stilista meravigliosa, Giuliana Guidotti. Ma l'obiettivo vero, primario, è che gli ospiti siano generosi con noi, ma non con noi, ma con questi bimbi che hanno bisogno di tanto aiuto. Chiudiamo, dottoressa, dicendo questo, che non è la prima volta che lei è impegnata sul sociale, sempre più spesso dopo i premi istituzionali lei guarda al sociale. E anche forse un cambiamento di tendenza, l'aver lasciato ad altri le occasioni più squisitamente mondane e dedicarsi invece alle istituzioni e al sociale? Ma io trovo intelligente, a mio avviso, perché uno può parlare di cose impegnative, di cose importanti, di cose socialmente piene di valori, anche attraverso cose più leggere, perché la gente è talmente già triste, è talmente ha tante di quelle preoccupazioni, scarse sono le risorse, una nazione che va a rotoli, per cui parlare di problematiche sociali e farlo anche in un modo gradevole, forse raggiungiamo anche di più e magari meglio il nostro obiettivo. E quindi questa sera tutti siete invitati, e anche noi in prima linea, ad essere ancora più generosi. Grazie, dottoressa. Grazie.